Incontro con Franco Maldonato, autore di Il mistero del sigillo reale, con presentazioni e narrazioni di Davide Speranza e Anna Maria Vitale. L'evento è finanziato dal CEPEL ed è inserito nell'ambito del progetto Storie Erranti dei comuni di San Giovanni, Abilio e Pollica. Ho pensato che interessasse o potesse interessare ai millennials sapere cosa avessero scelto i loro coetanei negli anni 60 nel conflitto che non poteva non essersi proposto tra l'amore e la politica. E mi è sembrato che fosse di interesse dei giovani d'oggi capire che quel conflitto che animò le storie, le vicende dei giovani degli anni 70 potesse riverberare un qualche effetto anche sulle vicende dei giovani d'oggi, perché si tratta dei due demoni eterni dell'animo umano che si contendono la primazia, il sopravvento sull'animo di tutti gli esseri umani. L'amore che tende a chiudere a due il perimetro e la politica che, sublimando la solidarietà che è insita nell'amore, anche nell'amore di coppia, tende ad estendere quel sentimento in maniera tale da farne il motore della storia. Un racconto di informazioni che si articola su un doppio registro, storico e contemporaneo, e che, resistendo alla tentazione di esaltare una presunta migliore gioventù, racconta di un'Italia non ancora moderna e globalizzata, ma non del tutto dissimile da quella di oggi. Malaffare e terrorismo condizionavano la vita del paese, che nel mezzogiorno era anche asfissiata dal dilagare della camorra. L'evento si inserisce in un partenariato molto importante, che è quello tra i comuni di San Giovanni Abilio e Pollica con il progetto Storie Erranti e Salerno Letteratura. Per il secondo anno siamo con il Festival della Lettura Errante del Basso Cilento, ospiti di Salerno Letteratura per presentare un volume molto particolare che organizza una narrazione parallela dove la storia con la S maiuscola si incontra con la storia delle comunità, la storia dei singoli, la storia dei borghi, la storia dei territori. Thank you.